Il front lever è un esercizio di tirata braccia tese, viene chiamato molto comunemente anche orizzontale prona in sospensione nel mondo della ginnastica artistica e prevede un elevato coinvolgimento in isolamento della muscolatura del gran dorsale, con un buon intervento anche della muscolatura della cuffia dei rotatori e del capo lungo del tricipite sulla parte che si inserisce nel margine ascellare della scapola. A livello tecnico, il requisito fondamentale è mantenere i piedi, i fianchi e le spalle esattamente sulla stessa linea. Attivazione muscolare che bisogna mantenere è sicuramente la depressione delle scapole e mantenere anche in un certo qual modo un po' di protrazione, che non deve essere però eccessiva. Quindi, esattamente come nella planche, cerchiamo di aprire i dorsali come fanno i bodybuilder nella posa per i dorsali. Questa configurazione, che generalmente si oppone alla retrazione, che a volte viene consigliata, serve per andare a massimizzare quello che è il lavoro sia del gran dorsale e anche di tutta quella muscolatura che va a concorrere a stabilizzare la scapola. Cosa estremamente importante, l'attivazione del core, in particolare degli addominali, che concorre sia a stabilizzare la spina dorsale, sia a massimizzare il lavoro del gran dorsale. È estremamente importante la retroversione del bacino, riuscire a contrarre i glutei per andare ad estendere completamente l'anca ed evitare un collasso del bacino verso il pavimento. Gli errori principali che vengono fatti sono appunto generalmente lasciare che il bacino cada verso il pavimento, causando quindi un'alterazione in quello che è l'allineamento della posizione, sicuramente andare a flettere i gomiti e rendere di conseguenza l'esercizio non specifico per lo sviluppo di varianti più difficili. Il front lever di suo, con la contrazione dei muscoli che coinvolge, va a causare un aumento di quella che è la cifosi toracica e va a aumentare la temposizione delle spalle. Quindi, nel lungo periodo, per evitare di avere noie alle spalle, è estremamente consigliato andare ad eseguire esercizi che permettono di estendere la spina dorsale al fine di mantenere una corretta postura ed evitare noiosi infortuni.